Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo la nostra avventura su Shippuden 5, dove finalmente abbiamo curato Leon e ora possiamo andare a trovarla. Quindi riscendiamo giù in infermeria, che potevo anche andare con l'ascensore in realtà, mi sarei sbrigato molto prima. È che sono abituato ormai a fare la strada a piedi, quindi l'ascensore non mi viene proprio naturale usarlo. E qui andiamo a trovare Leon, che finalmente si è ripresa. Leon, Leon, aspetta, ma che fai? Non dovresti alzarti? Ah. No, no, davvero, sto molto meglio adesso. Au, molto meglio, eh? Vado a chiamare la dottoressa Silva. Il dottor Silva. Vabbè. Principe, perdonatemi. Ma come si può essere così stupidi? Se la ferita si fosse riaperta, chissà cosa sarebbe accaduto. Scusatemi, dottoressa Silva. È che sento che sta per succedere qualcosa di terribile. Starmene qua sdraiata mi fa impazzire. Qualcosa di terribile? Oh, è terribile, è terribile. Eccoci. Ah, principe, eccovi qua. Questa è un'infermeria, tieni bassa la voce. Oh, scusate, è una cosa seria però, è terribile. Principe, abbiamo un problema molto serio tra le mani. Come dicevo, è terribile. Che c'è che non va? Principe, aspettatemi. No, Leon, devi riposare. Ma... andate, baderò io a lei. Principe... eh sì, ragazzi, la situazione è seria. Ok, perdonatemi, ma chiamata urgente. Allora, dobbiamo praticamente adesso andare da Lucrezia, perché giustamente lei ci aggiornerà su ciò che sta succedendo. Ecco qua. La musica cambia. Vostra Altezza, la situazione è molto seria. Abbiamo ricevuto un rapporto urgente che dice che il generale Luger e il generale Novum sono diretti a Dorat. A quanto sembra, un nuovo cavaliere della regina di nome Kilderic è a capo della missione. Kilderic? Non sarà mica Kilderic della Porta dell'Occulto? E non è tutto. Abbiamo saputo che forze nemiche stanno avanzando verso Sabol ed Estrais. Sono forze di Armes, il corpo montano del sud verso Sabol e il corpo dei Marines occidentali verso Estrais. Armes? Oh no. Non è una coincidenza, ma un'operazione congiunta e progettata con grande cura. Una triplice offensiva davvero letale. Non riesco a credere che si sono alleati con Armes. Hanno aspettato tutto questo tempo per attaccare? Scommetto di sì, maledetti codardi. Sono sorpreso che Armes abbia accettato l'alleanza. Chissà cosa hanno offerto loro e Godwin. Deve essere stata un'offerta molto allettante se Armes ha inviato delle forze tanto consistenti. Dorat, Sabol ed Estrais non reggeranno a lungo contro un attacco del genere. Vediamo. Non abbiamo abbastanza truppe per affrontare tre eserciti nemici. E se ci concentriamo su un esercito solo, verremo attaccati dagli altri due. Adotteremo una strategia di difesa in profondità contro tutti e tre gli eserciti. Li attireremo lentamente verso di noi, riducendo la loro fila con piccole schermaglie lungo la strada. Credo che sia l'unico modo per usare con efficacia le nostre forze limitate. Ma che succederà a Estrais e a Sabol? Verranno... sono pronto a sacrificare la mia città se necessario. Grazie al preavviso che ci ha dato Lucrezia, l'evacuazione di Sabol è già in corso e la guarnigione di Sabol è pronta a difendere la città. Armes può anche conquistare la mia città, ma la pagheranno molto cara. Già, e noi faremo lo stesso a Estrais.
Per Dorat sarà un po' più difficile, quella città propendeva per i Godwin sin dall'inizio. Anche se li avvisiamo di evacuare la città, dubito che ci daranno ascolto. Non vuol dire che non dobbiamo provarci. Va bene, ci penso io. Farò in modo che Raftfleet e i soldati di Lelkar tengano impegnato il nemico. Sì, concentratevi nel portare in salvo i cittadini e nel ridurre le forze del nemico per ora. Dopodiché potremmo... La cavalleria del drago! Ora che Armes ci sta invadendo si uniranno a noi nella battaglia, giusto? Eh sì. Armes è straniera. E loro cosa ci avevano detto? Che se qualche straniero avesse combattuto... Dannazione, siamo stati fregati? Tutte quelle perdite per questo? Una città vuota? La gente deve essere scappata per paura del mitico Mahasparna, il comandante del corpo montano del sud. Non è il tipo di battaglia che mi piace affrontare. Stanno cercando di farci a pezzi un po' per volta. Dovremmo stare sempre allerta. Sembra che il principe Gio sappia come combattere anche contro forze sovrastanti. Comandante Sparna, quello è solo il fratello maggiore della regina. Non è più un principe, ma un traditore. Dettagli, dettagli, a me non importa nulla. Chiamarlo principe è come negare il legittimo ruolo della regina Limsleia. Volete per caso negare la carica di legittima regina di sua maestà, comandante Sparna? No, comprendo ciò che dite. Se il resto della nazione è tosto come Sabol, ci aspetta una dura battaglia. Sto iniziando a ripensarci. Per caso non sareste disposti a rendere l'accordo un po' più... allettante? Non ho alcuna autorità per ridiscutere i termini dell'accordo. Dopo che avrete annientato l'esercito ribelle, potrete discuterne con l'alto comandante Giselle. Annientato, eh? Ah, non importa. Alla fine tanto mi prenderò ciò che voglio. Già. Perché i soldati di Armes se ne stanno lì fermi? Bellissimo porto, vero? Comandante Shula Valia, perché il corpo dei Marines occidentali non avanza? Dovete conquistare Strise in fretta e unirvi all'assedio dell'esercito ribelle. Non rovinate questo momento con il vostro noioso comportamento. Voglio solo godermi la vista un altro po'. Non chiedo molto, vero? Dopotutto sto facendo a Giselle un bel favore. Comandante, state sprecando tempo. Non dobbiamo avere fretta. Si possono notare molte cose se si ha il tempo di osservare con attenzione. Già. Molte, molte cose. Comandante? Ah, saluto a voi, cavaliere della regina. Avete fatto un ottimo lavoro a scacciare quei luridi ribelli da Dorat. Ben fatto. Sapevamo che sareste venuti. I collaborazionisti dei ribelli avevano preso il controllo della città, ma noi abbiamo resistito. Finalmente i nostri sforzi sono stati ripagati. Ecco i nostri liberatori. Bah, dove è andato a finire questo esercito ribelle? E dove sarebbero i collaborazionisti? Oh, sono scappati. Mentre eravamo impegnati a darvi il giusto benvenuto, cavaliere, loro... Gah! Ma cosa fate? Ah! No, no, per favore. Ma cosa volete fare? Allora, dite che avete lasciato scappare l'esercito ribelle, eh? Questo non è secondo voi alto tradimento? No, non li abbiamo lasciati scappare, non capite? Pietà, vi prego, pietà! Hilderic... Morite, maiali! Altra citazione a Luca Blight. Ehi, appendete i cadaveri nella piazza della città, che siano di esempio. Sì, signore! Di sicuro ci sono altri traditori nascosti da qualche parte. Cercateli e catturateli. Potete anche uccidere chiunque opponga resistenza, o anche se non la oppone. Questa è una follia. Non può essere nell'interesse di Falena. Se Lord Godwin lo ordina, noi dobbiamo obbedire. Dilber, c'è una bella differenza tra vera fedeltà e fedeltà cieca. Ragazzi, vedete? Già dissapori anche all'interno delle fila dei Godwin. Siamo riusciti a evacuare tutti quanti prima della conquista di Sabol. Purtroppo solo 2/3 dei cittadini di Dorat sono scappati in tempo, ma forse era inevitabile. Adesso le nostre truppe stanno attaccando a ondate, va tutto come previsto, almeno per ora. Abbiamo iniziato con molte meno forze rispetto al nemico, a lungo andare perderemo se non facciamo qualcos'altro.
Notizie della Cavalleria del Drago? Nessuna per ora. Andrò io al castello di Sauronix. Tornerò con tutta la Cavalleria del Drago, a costo di prendere a cazzotti Craig. Ma è pericoloso. Possiamo davvero permetterci che vada il principe in persona? Sono d'accordo, Sua Altezza deve essere protetto a ogni costo. No, Sua Altezza deve andare al castello di Sauronix con Lady Miakis. Ci deve essere un motivo perché la Cavalleria del Drago ancora non è arrivata. Se sono pronto ad accettare una richiesta personale dell'esercito di Avalanche, bene. Ma temo che ascolteranno solo Sua Altezza. Un attimo, ora che Dorak è caduta, quella zona è nelle mani dei Godwin. Se Sua Altezza va a cavallo lo cattureranno al ponte, mentre se va in barca lo prenderanno lungo il fiume. E allora potrebbe andare sottoterra. Ho sentito che i nani della grotta scavano dei tunnel che arrivano a ovest. Scommetto che ci mostreranno la strada. Sembra la migliore soluzione possibile. Vostra Altezza, andate di nuovo a visitare i nani della grotta. Esatto. Ovviamente non possiamo teletrasportarci in questo caso. Oh, Lun, eccoti qua. Papà, tempismo perfetto. Dobbiamo andare dai nani a chiedere loro una cosa molto importante. Perché non vieni anche tu, papà? Eh? I nani? Ma stai... Non c'è tempo, insomma, vieni o no? Va bene, mi hai convinto. E poi come posso dire no alla mia ciccina, eh? Ehi, non permettetemi un imbarazzo di fronte al principe, te l'ho già detto. Va bene, ciccina. Andiamo a trovare il vecchio Gunny. Anche lui in squadra. Ok, let's go. Quindi andiamo a costruire il party e dopodiché andiamo dai nani. Qui, primo piano. Luserina. E vabbè, questa persona deve venire con me. Ok, allora Alzared. E poi ovviamente mettiamo Zerase. Poi mettiamo Babbage. Egbert, come sempre. Poi questa volta metteremo anche chi mettiamo? No, Lorelai no. Levi, potremmo mettere Levi, in realtà lui è molto forte. Lui è molto forte. Katari ovviamente, sì, lei la dobbiamo mettere necessariamente, che la devo iniziare a livellare. E... oddio, potrei mettere effettivamente anche Levi. Levi è molto forte. Sì, mettiamo Levi. Ora sistemiamo il party. Dovrei anche aumentare l'arma di Katari effettivamente ora. Perché ovviamente loro sono di livello bassissimo. Sì, solo quelle di Katari però, perché tanto Zerase, Levi e gli altri avranno da utilizzare le magie, quindi non mi serve. Sì, spendo tutti i soldi. La porto il più alto possibile. E comprerò l'altra runa Ira per darla a Katari. Eh sì, Katari è una delle mie preferite, c'è poco da fare, ragazzi. Poi appena avrò i soldi, comprerò la runa a lei. Ok, penso che arriverò fino al livello 12 forse, massimo. Sì. Forse 13. 13 ci arrivo forse. Sì, buono. Vedete, già 220 a livello 13.
io sono 235 al 15, quindi immaginate quanto sia effettivamente forte. Allora, formazione. E... anzi no, scambio, perché devo togliere Log e mettere Katari e Lun per mettere Levi. E tra l'altro questa formazione non è neanche la più ideale. Perché precisione tecnica, questa non sarebbe male. Però qua servirebbero 3C, quindi no. Ecco, più 10 attacco davanti e retroguardia più 10 magia. Questo non sarebbe male. Non sarebbe male, solo che, vabbè, Zerase e Katari sono armi lunghe. Quindi dovrei mettere Miakis al posto del principe. Levi va bene qui. Katari al posto di Alzared. E... va bene così. Tanto loro non attaccano con le armi, quindi non c'è assolutamente problema. E come equipaggiamento ora giustamente ci sono praticamente tutti che non hanno niente. Devo dare un po' di... ok, giusto per dare un po' di difesa. Allora, qui chi posso allenare? In realtà dovrei allenare Katari. Però utilizziamo... eh sì. Dovrei aumentare anche la tecnica in realtà, perché lei gioca molto su tecnica. Katari è forte perché comunque ha anche la possibilità di scappare agli incontri casuali subito, quindi è ottima per quello. Vabbè, equipaggiamento direi che va bene. Boh, a posto. Ok, quindi ora dobbiamo andare a prendere la barca e andare praticamente alle miniere di Basca, perché non possiamo teleportarci da nessuna parte. Qui purtroppo sono eventi scriptati, perché appunto sono di trama, quindi non possiamo fare altro, purtroppo. Allora, dove sono? Qua, miniere di Basca. Saltiamo. Eccoci qua. Ok, andiamo verso il villaggio dei nani. E qui mi sa che devo rifare tutta la strada, giusto? Sì. Ok, siamo arrivati all'accampamento dei nani. Fortunatamente con la runa del re non c'è problema. Umani. Ci sono degli sporchi umani, eh? Ma che razza di benvenuto è questo? Eh, papà? Sembravano abbastanza arrabbiati, come se volessero bere sangue umano. Ah, lo vedo. Ma che ci posso fare? Tu, sei stato tu? Eh? Io? Sei stato tu a ucciderli? Eh? Noi non sappiamo di che state parlando. Parla dei suoi compagni, sono stati uccisi dagli umani. Umani? Allora siete stati voi umani? Non mi sembra che stiate mentendo, umani. Ragazzo, sono questi gli assassini che hai visto. Tutti gli umani si assomigliano, fammi vedere. Non c'erano donne l'altra volta, e poi erano più alti di quello giovane e più magri del vecchio. Forse non erano loro, ma non si può mai dire con gli umani. Non erano loro. Ah, Gunni, ci penserà lui a mettere le cose a posto, vero ragazzi? Conosco questi umani, Wabon, non sono stati loro. Oh, beh, se dici che sono amici tuoi, perché dovrei dubitarne? Non sono stati loro, falso allarme. Boh,
Pensavo che finalmente eravamo riusciti a prendere i colpevoli. Che poi, oddio, siamo venuti noi da voi, quindi prendere... Per fortuna siamo riusciti a chiarire questo piccolo equivoco. Non saprei, quei piccoletti mi sembrano ancora sedati di sangue. Meglio stare attenti, dopotutto siamo umani. No, se Gundy dice che non siete stati voi, per me va bene così. Ci sono nani buoni e nani cattivi, sicuramente anche per gli umani è lo stesso. Alcuni umani sono mele marce, ma solo un nano pazzo potrebbe pensare che tutti gli umani sono dei nemici. Esatto. Vorremmo che anche gli umani la pensassero allo stesso modo. Già. Beh, è orrendo che ci siano dei pazzi umani che uccidono i nani, ma ci conviene affrettarci e andare al castello di Sauronix. Ah, grazie per avermelo ricordato. Ehi, Gunny, vorremmo andare a ovest usando i vostri tunnel. C'è qualcuno che conosce la strada? A ovest? Parlate con Wabon. Wabon? Grazie. E tenetevi forte. Tenetevi forte? Vedrete. Ok, Gund... No, porca troia, Gund è entrato in squadra. Oh. Madonna, che palle ogni volta questi personaggi che devono entrare per forza nel party. E credo che ora anche Coso debba entrare nel party. Anche Wabon. No, però aspetta, Wabon si trova dall'altro lato, se non sbaglio. Perché era... Lui è il capo Wabon. Eccolo. Ancora voi umani? Che volete adesso? Il tuo carrello da miniera, Wabon. Il mio carrello da miniera? Ehi, ci tieni molto alle tue cose, eh? Il mio carrello da miniera? Sapevo che questi umani erano diversi, ma non pensavo che fossero tanto furbi. Ah? Eh? Allora urlavi per la felicità, non perché eri arrabbiato. Ehi, Gunny, che ha di tanto speciale questo tizio? Il carrello da miniera di Wabon è il modo più rapido per andare a ovest. Bando alle ciance, venite umani, non per niente mi chiamano il maestro dei carrelli da miniera. Eccolo, porca puttana, anche lui è entrato. E niente ragazzi, dovrei togliere Egbert per ora. Sì. Tanto in questa parte non dobbiamo fare combattimenti, per cui ok. Diciamo un meeting. Questo è il mio carrello migliore. Che ne dite umani? Un vero capolavoro, eh? È molto artistico, direi. E allora dove dovete andare, umani? Oh, sì, il castello di Sauronix, sede della Cavalleria del Drago. Siete fortunati. Vuol dire che dovremo arrivare fino al capolinea, umani. Sembra davvero divertente. Ci potete scommettere, umani. Siete i primi umani a salire su questo carrello, sapete? Saltate a bordo, presto! Oh, sarei eccitantissimo! Ecco, paura! Ok, saliamo sul carrello. Ecco qua. È stata una passeggiata, vero? È perché i semiassi poggiano su ammortizzatori di foglie. Ma non solo gli ammortizzatori, è come sono assemblati. Lasciate che vi spieghi bene come... È sicuramente molto interessante, ma andiamo molto di fretta. Già, è tutto molto bello, ma è questo il capolinea? 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 Questo è il punto di trasferimento umano. Ci sono molti altri sali e scendi da fare, umani. Non preoccupatevi. Alto là. Fatti vedere. Dannazione. Già. Niente proprio di meno. Lo sapevo. La porta dell'occulto. Siete stati voi a uccidere i nani, vero? Cosa? Sono questi gli umani colpevoli? Eccoli che arrivano. Attenti. Sono due stavolta, eh? Allora, noi attacco Pop. Attacco Pop? Oh, non me la ricordavo che facevano la runa insieme. Eccola qua, la runa porta pallida, che sarebbe la runa porta blu. E runa grande terra.
Vediamo cos'hai. Porta aperta. Palazzo chiaro. Mondo vuoto. Sì, sono praticamente le stesse. 100 più danni o morte istantanea al 30% a gruppo di nemici. Questo sarebbe Palpalas. Ah no, Palpalas dovrebbe essere questo. Sì, comunque ragazzi, questa è porta blu. Va bene, runa grande terra. Yes. Oh, madonna mia. Vedete quanto leva col fucile. E ancora tipo è senza rune. E senza rune strane comunque lei, Cioè non le ho messo neanche la runa dell'ira, incremento, niente. Now it's my turn, Prince. Katari, appena le metto la runa incremento e furia, ragazzi, diventa un qualcosa di incredibile. Troppo forte, veramente troppo forte. A parte che poi è velocissima, cioè attacca praticamente sempre prima. Però appena le metti incremento e furia, ragazzi, si vola. Vi dico che si vola con Katari. Chi erano quegli umani? Non sembravano nemmeno... beh, umani. Sono gli scagnozzi dei Godwin. E scagnozzi è un complimento. Anzi, perfino umani è un complimento. Avrebbero ucciso tutti i castori se non li avessimo fermati. Tutti i castori? Godwin vuole che Falena sia dei cittadini di Falena. E questo vuol dire niente castori e niente nani. E adesso vorrebbe eliminare i nani, eh? Gliela faremo vedere noi. Principe, che dobbiamo fare? Pensa agli affari tuoi. Voi state aiutando il principe a combattere quella feccia umana dei Godwin, giusto? Sì, come fai a saperlo? Beh, continuate a chiamare quel ragazzo principe, vero? E volete andare dalla cavalleria drago a chiedere il loro aiuto contro i Godwin, giusto? Sì. E allora fareste bene a pensare a questo per prima cosa. Dovete seguire le vostre priorità. Ma non possiamo andarcene... Ehi, ho un'idea. Dividiamoci. Lune e io torneremo ad aiutare i nani e difendere il loro territorio. Il principe e Miakis possono andare dalla cavalleria del drago. Vi va bene? Gunde, torna indietro con questi due. Senz'altro. State attenti. Certo, state in guardia anche voi. Ok, qua fortunatamente ora mi hanno lasciato tutta la squadra, però io ormai i miei supporti me li sono bruciati. Ok, qui andiamo avanti. E qua possiamo andare con l'altro carrello. Vedete, dobbiamo andare praticamente carrello su carrello. No, di nuovo. Salite, presto. Ecco. Sembra che siano più interessati al principe che ai nani. Non c'è da preoccuparsi, non potranno mai competere con i miei carrelli da miniera. Principe, allontanatevi dal carrello. Tu, cosa hai fatto al mio carrello da miniera? Se è guerra che vuoi, l'avrai. Un attimo, ma questo non è lo stesso tizio che abbiamo incontrato prima? Come ha fatto a... Ci ha inseguito. Non essere ridicola, gli umani non possono... Certo, perché gli assassini dell'occulto sono praticamente dopati. Tra l'altro sentite la musica, boss fight questa volta. Pam, 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 pam. Ok, lui però subisce comunque i buoni danni magici perché non hanno tanta difesa. Tutto attacco.
porta blu, che però hanno animazioni diverse qui, eh. Morto. Sfera impazzita e pezzo di tuono. Un gran bel pezzo di tuono. No. Tossisce, sputa. Questo tizio non è normale, neanche per un umano. Eccolo qua. È morto? Ne avevo sentito parlare. La porta dell'occulto ha una droga che può dare una forza sovrumana, ma finito l'effetto si muore. Ecco, è un po' simile alla runa incremento. Ok, ora basta. Vogliono massacrare i nani e i castori. Prendono delle droghe potenziatrici in cambio della vita. Godwin, questi assassini e i loro alleati sono dei pazzi, 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 anche per degli umani. Già, ed è per questo che il principe deve vincere. È per questo che ci siamo impegnati tanto. Ora capisco. Ecco l'uscita. Andiamo. Esatto, siamo arrivati praticamente alla fortezza dei Sindar dell'altra volta. Ah, questa è la profonda foresta del crepuscolo. Allora il castello di Sauronix è proprio da quella parte. Grazie Wabon, è stato molto divertente viaggiare sul tuo carrello da miniera. Sono lieto di sentirtelo dire. Allora me ne vado, continuate a combattere per la giustizia, umani. Come te ne vai? Devo riparare il carrello da miniera, umano. Quando avrò finito, porterò qualcuno dei nostri ragazzi al vostro castello. Che vuol dire? No. Che c'è? Siete troppo in gamba per avere un po' di aiuto dai nani? Scusa, ma non è la tua causa, umano. Noi siamo nani e i nani scavano. Se voi ci lasciate in pace, noi lasciamo in pace voi. Ma se qualcuno intralcia i nostri scavi, beh, allora dovranno vedersela con noi. Allearsi con voi umani sembra il modo più rapido per ottenere dei risultati. Va bene anche a noi, grazie. Non c'è bisogno di ringraziarci, però fate in modo di vincere, altrimenti scaverete le nostre tombe, e a noi nani piace farlo da soli. Esatto, amicizia con Wabon e anche Gunde. Beh, la prossima volta mi vedete al vostro castello insieme agli altri ragazzi. Esattamente. Ok, Wabon ha lasciato la strada, diciamo il party. Quindi noi ora dobbiamo semplicemente andare di qua e uscire, perché giustamente noi siamo praticamente all'uscita. Fortunatamente non dobbiamo fare troppa strada. E adesso andiamo a Sauronix. Anzi, prima a Port Spinax e poi a Sauronix. Allora, dobbiamo attraversare ovviamente tutto il ponte. E possiamo uscire. E ora andiamo. Ecco qua. Principe, aspettate. Quelli sono soldati Godwin. Allora è questo che è successo. Non riusciremo mai a entrare nel castello mentre sono qua. Come possiamo fare a incontrare Craig? Ah, e ora che facciamo? Che facciamo? Dobbiamo tornare indietro in questo caso. Ah,
Anzi, non so se effettivamente io. Forse posso ritornare direttamente al castello. Aspetta, perché io credo che in realtà adesso posso tornare direttamente al castello con. Ah no, impossibile usare. Ok. E allora sì, devo far triggerare qualche scena. Che poi se non sbaglio. No, ok, non. Forse mi sto confondendo con qualcos'altro. Allora, torniamo indietro. Perché mi sa che ora devo ritornare ovviamente alla foresta del crepuscolo. E lì succedeva qualcosa, no? O sbaglio? Non lo ricordo proprio. Ok, entrare. Ecco, sì, vedi? Eccoli. Ehi, di qua, principe. Rogue, Rahal, ehi, ragazzi. Ah, vi stavamo aspettando, Altezza. Non preoccupatevi, i soldati Godwin non ci troveranno qui. D'accordo, ma che sta succedendo? Lo so cosa vuoi chiedermi, Miekis. Non ci sono scuse per il fallimento della Cavalleria del Drago nel respingere l'invasione di Armes. La Cavalleria del Drago è la prima linea di difesa del regno e noi abbiamo fallito nel nostro compito, ma neanche noi sappiamo quel che sta succedendo. Il comandante non vuole ordinare di andare in battaglia, non spiega neanche il perché. E non vuole nemmeno dire perché quei soldati Godwin infestano il nostro castello, non vuole dare spiegazioni. Principe, dovete incontrare il comandante, vi prego. Se non vuole dire nulla a noi, magari dirà qualcosa a voi. Porterò la vostra altezza su questi destrieri. I soldati Godwin non ci noteranno se passiamo dal fiume. Ok. Ah, sei proprio un bel cavallino, vero? Ma sì che lo sei. Miakis, così lo vizi. Ti piacerebbe essere Lenza ora, vero Rogue? Come fai a. Voglio dire, no, certo che no. Basta con le sciocchezze, voi due. Abbiamo degli affari da sbrigare. Vostra Altezza, da questa parte, prego. E qui entrano in squadra addirittura. Perfetto. Ora ovviamente da qua possiamo salire. E poi dobbiamo praticamente rifare tutta quella strada, se vi ricordate, no? Che praticamente sali le scale, fai tutto il giro. Mamma mia, che palle. Al pensiero mi sento male. Però è nostro dovere e lo dobbiamo fare. Ecco qua. Ok, salgo le scale e ci rivediamo dopo. Ok, siamo arrivati in cima e quindi andiamo a parlare con Craig. Principe, questa è la stanza del comandante. Prego, entrate, Vostra Altezza. Vediamo che succede. Chi è? Avevo detto di non voler incontrare nessuno. Vostra Altezza Reale. Come mai Sua Altezza Reale ci ha voluto onorare della sua presenza oggi? Credo che sia abbastanza ovvio. Sai bene cosa siamo venuti a chiederti, Craig? Sì, lo so. Ma dovete capire. Avevo promesso che la Cavalleria del Drago avrebbe fatto di tutto per respingere ogni invasore straniero. E non ho scuse per non aver mantenuto quella promessa. Tuttavia, la Cavalleria del Drago deve purtroppo informare Vostra Altezza Reale che non possiamo intervenire. Perché, Craig? Falene è stata invasa. Se non intervenite adesso, quando lo farete? La Cavalleria del Drago non può rivelare questa informazione. È con profondo rammarico che. Sir Rug, Sir Rahal, che significa questa intrusione? Comandante, devo parlare con voi. Odiamo farlo, ma se non volete cambiare idea, neanche per Sua Altezza, allora non ci lasciate altra scelta. Comandante, perdonatemi.
ma io andrò con loro. Rug. Anch'io intendo accompagnare Sua Altezza. Una tale sconsideratezza anche da parte tua, Rahal? Avevo dei dubbi sulle vostre decisioni in precedenza, comandante, ma il vostro giudizio si è sempre rivelato corretto. Non vedo perché dovreste rifiutarvi di ordinare che la cavalleria vada a combattere, comandante. Ma sospetto che, alla fine, anche stavolta avrete ragione. Ciò non di meno, la cavalleria del drago ha giurato fedeltà alle terre e ai fiumi di Falena, e io devo combattere se le terre di Falena lo richiedono, anche se ciò vuol dire disobbedirvi, comandante. Rog, Rahal, grazie, grazie mille, ragazzi. Al vostro servizio, principe. Non so quanto potremo aiutarvi, ma vi preghiamo di volerci accogliere nel vostro gruppo, Vostra Altezza. Chiedo che Lance e Flail restino qui. Comandante. Altezza Reale, vi chiedo solo di badare a questi due. Ecco qua. Ma secondo voi potranno mai separarsi dai loro destrieri? Allora, da qua non possiamo uscire. Esatto, quindi dobbiamo rifare praticamente tutta la strada al contrario. Ok, tornati. Affrettiamoci a raggiungere il castello di Alba, Vostra Altezza. Gli invasori stanno avanzando. Più tempo stiamo qui, maggiore è il pericolo che corre il castello di Vostra Altezza. Come ho fatto a dire che avrei portato tutta la cavalleria del drago con me? Già, anch'io vorrei che ce ne fossero altri, però ancora non capisco il comportamento del comandante. Alla fine il comandante farà intervenire la cavalleria del drago. Io ho fiducia che lo farà. Noi dobbiamo aiutare Vostra Altezza a resistere fino a quel momento. È il nostro compito solenne. Cavalchiamo su Flail e Lance finché non saremo lontani dalla vista di quei soldati Godwin. Fai il bravo, mi raccomando. Ciao piccoli cavallini volanti. Bene, andiamo. Ok, qui adesso credo di poterlo utilizzare. Esatto. Adesso torniamo. Anzi, no. Lo faremo la prossima volta. Perché adesso ci sarà una battaglia strategica, quindi perderemo altro tempo. Per cui, ragazzi, per questa puntata è tutto. E ci becchiamo alla prossima. Bye bye.